Voglio un buon pomeriggio dal vostro Luigi Scotti, detto il Leone. Benvenuti nella mia cucina, qui di Chef in Famiglia, la cucina di noi italiani all'estero. Prima che vi dico la ricetta, che è spettacolare quella di oggi, voglio per prima cosa ringraziare la Food Napoli da parte mia e di tutti gli italiani noi all'estero che ci sta offrendo il proprio spazio nella pagina Facebook per le mie video ricette. Grazie, grazie, grazie davvero di cuore. Oggi facciamo un piatto davvero tradizionale, non dobbiamo dimenticare la tradizione che deve rimanere tale. Facciamo una pasta alla carbonara ma con i funghi porcini freschi. E mo' accominciamo, ma faccio vedere gli ingredienti. Allora, voglio. Io avevo questo pezzetto di guanciale nel frigorifero. Allora, che facciamo? Uitam! No, dobbiamo fare una pasta. Io amo la pasta. Allora, facciamo una pasta proprio della tradizione, così come la vogliono a Roma. Allora, per fare questa carbonara ho bisogno del guanciale, ho bisogno di uova solo i tuorli, pecorino romano grattugiato, fresco, davvero buono. E guardate qua come sono arrivato. Guardate. E come sono belle sti porcini, mamma mia, come sono belle. Il pepe e voglio, mo, a cominciare a faticare, non vedo l'ora, mamma mia. Allora, voglio, per questa ricetta io adesso mi sono calcolato gli ingredienti per almeno 3-4 persone, ok? Voi, in base alle persone, voi vi calcolate anche la quantità degli ingredienti. Io per 3-4 persone mi sono tagliato 6-7 fettine di guanciale, poi l'ho tagliata a striscioline, i porcini me ne sono tagliati 2. E allora la cosa fondamentale per questa ricetta, per la vera carbonara, è avere la padella super bollente ma senza olio. E perché? Perché il guanciale caccia l'olio da per sé. Guardate qua la padella com'è bella bollente, guardate. E a fino romuni. Adesso lo lasciamo rosolare per bene, senza girarlo troppo. Allo stesso tempo io ci vado a mettere il sale nella pentola, perché fra poco andiamo a calare anche la pasta. Allora, voglio, guardate che è asciutto in da padella l'olio, e quest'olio qui a noi ci serve poi per cuocere i porcini dentro, che facciamo dare un bel sapore. Mamma mia. Però dobbiamo sempre rispettare la tradizione dei romani, perché così come per noi è la pizza, per Roma naturalmente è la carbonara. Io adesso me la alzo tutto, perché non voglio che poi dopo si brucia. E qua dentro ci andiamo a mettere i porcini freschi. Mamma mia, che adoro! E allo stesso tempo facciamo pure una cosa, per chi tenga fame, voglio, non ce la faccio più. Tenga fame. Andiamo a calare la pasta, e la pasta, amore, come sa da calare? A sentimento, no, 100 grammi, 20 grammi, 30 grammi, ma che ma fa? Tutto quanto. Noi facciamo rosolare un po' i porcini, poi ci mettiamo dentro il guanciale, un po' di acqua di cottura e siamo quasi pronti. Mamma mia, guardate che il guanciale già si è sposato con il sapore dei porcini. Mo, senza mettere vino, senza panna e senza altre aggiunte, per favore, dobbiamo essere originali. Già con la carbonara, con i porcini, già sicuramente a Roma mi ammazzano. Ci mettiamo un po' di acqua di cottura, ci mettiamo giusto un poco di sale, un poco di pepe, e ci vado a mettere giusto un poco di quel guanciale che abbiamo fritto, e che il resto poi mi serve per decorazione. E noi aspettiamo che la pasta si cuocia. Nel frattempo che si cuoce la pasta, la dobbiamo alzare al dente. Andiamoci a preparare le uova. Allora, solamente i rossi, no l'albume. Il tuorlo, soltanto il tuorlo. Allora, ci mettiamo giusto solo un po' di sale, un po' di pepe, macinato fresco, pecorino romano. Ma già sentato. Ma veramente facciamo la crema, ma vera però. Allora, quando risulterà bella cremosa, non troppo densa, non troppo liquida, è già buona, perché poi tanto nella padella si andrà a sciogliere e diventa proprio cremosissimo. Ma io, mamma mia, non becco l'ora e l'ho impiattata, troppo bello, guardate qua com'è bello. Se vedete che è un po' troppo dura, ci mettete un po' di acqua, ma per me già va bene così, va bene così, va bene così. Aiuto, ammacco la pasta, bella al dente, mamma mia, quando si fanno le testure tengono la fame. Io mi sono conservato un po' di acqua di cottura da parte, così se diventa secca possiamo mettercene un po'.
Mo incominciamo ad amalgamare. Mamma mia, che sapore che sta scendendo. Mamma mia, che sapore che sta scendendo. Guarda, e sta scendendo proprio bellissima, veramente. Ma vieni a capire, guarda qua, piano piano si sta cominciando a stringere. A parte che sta prendendo un sapore esagerato. E adesso che facciamo? Adesso è già buona così. Spegniamo la fiamma. E mo ci andiamo a mettere sta crema di uovo. Ecco fatta, fiamma spenta. E andiamo ad amalgamare. Guarda che sapore. Mo stesso da lì ci vado a mettere. Una poco pecorino. Una poco di pepe. E mo siamo pronti a impiattare. E diamo, voglio. Allora, mo ci mettiamo pure un porcino sopra così. Ma voglio, e che piatto. Mamma mia, mi sta venendo fame. Un altro poco di questo guanciale croccante che mi sono messo da parte. Poi ci mettiamo un po' di pepe dappertutto il piatto, voglio, ma stava nella fame che non avevo proprio idea. E per finire ci metto quell'altro po' di guanciale. Guardate qua com'è bello croccante. Vediamo e ci mettiamo una coppa. Madonna mia, e questa è poesia. Ma questa è poesia proprio. Tieni, dopo che il guanciale ci mettiamo così, come dice mia moglie, a fuochi d'artificio. Tieni. E siamo pronti. Voglio, e siamo pronti. Questa è la mia carbonara di porcini. Un grazie di vero cuore a Food Napoli. Noi ci vediamo alla prossima video ricetta. Mi raccomando, seguitemi su Chef in Famiglia, Luigi Scotti. Vi voglio tanto bene. O anche, vi aspetto anche sul canale YouTube, ok? Di Chef in Famiglia. Vi voglio bene, voglio. E faticamma sempre.